Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Formula 1 2016 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, eccoci tornati qua, nuova tappa del mondiale 2016, siamo a Spielberg in Austria sul Red Bull Ring. Oggi ragazzi speriamo di combinare qualcosa di buono. Purtroppo l'ultima volta a Baku non è andata bene, ho sbagliato una curva, impostare una curva e mi sono schiantato contro un muretto. Oggi direi che possiamo puntare tranquillamente alla top 5 perché la vettura ce l'abbiamo. Ragazzi, come sempre vado a fare le prove libere, le qualifiche, ci vediamo direttamente sulla griglia di partenza della gara. Perfetto ragazzi, eccoci qua, ho fatto le qualifiche, partiremo dalla nona posizione. Purtroppo Bottas ha guadagnato altri punti di vantaggio nello scontro rivalità, quello che vedete al centro dello schermo. Ragazzi, adesso direi di andare sulla griglia di partenza della gara, qui possiamo fare veramente un buon risultato perché il circuito mi piace abbastanza, è abbastanza veloce. Ho impostato la vettura in modo che avesse un setup adatto per i lunghi rettilinei del Red Bull Ring. Ok, allora, vediamo un attimo la strategia di gara. Perfetto ragazzi, ho deciso di fare così. Allora, selezioniamo la prima strategia e utilizzerò le ultra morbide fino al quinto giro e poi metterò direttamente le soft. Spero sia una buona strategia, in questo modo saremo abbastanza veloci e in teoria dovremmo riuscire a fregare tutti gli altri. Adesso vediamo un attimo, poi in gara. Perfetto, ci sarà il solito warm up. Avevo un attimo la visuale spostata. Ok, Bottas era lì davanti. Rosberg, che caspita ha combinato? Probabilmente deve aver sostituito qualcosa, perché se non sbaglio nelle qualifiche aveva fatto il terzo tempo, però evidentemente deve aver cambiato il cambio o qualcosa e quindi ha subito una piccola penalità. Ok, scaldiamo per bene i freni. Come vedete questo tracciato ha delle curve molto molto strette dopo lunghi rettilinei. Ok, scalda, scalda per bene. Perfetto, questa qua è micidiale perché ti porta tanto all'esterno. È quasi una curva a gomito. Però non è una curva a gomito. Ora siamo nella parte veloce del tracciato. Non so quanti giri dovremo fare, però mi sa che dovremmo farne sicuramente di più rispetto magari a Baku, perché il tracciato di Baku è molto più lungo rispetto a quello del Red Bull Ring. Praticamente oggi corriamo in casa della Red Bull. Ok, come sempre ci schiereranno sulla griglia di partenza. Dietro di noi c'è Sainz, eccolo qua. Dobbiamo cercare di fare una bella partenza e naturalmente una bella gara. Mi piacerebbe arrivare almeno nella top 6. Ok, perfetto, stanno arrivando anche tutti gli altri. Di fianco a noi c'è, anzi dietro di noi c'è direttamente Massa. Perfetto ragazzi, 18 giri. Come immaginavo questo GP in termini di giri durerà di più rispetto a quello di Baku, perché Baku è un po' più lungo come tracciato. In termini di chilometri no, perché percorreremo gli stessi chilometri. Ok, giù cattivi. Passo largo per evitare qualunque tipo di contatto. Ho Sainz qua di fianco. Ok, volevo passargli dietro, però purtroppo sono costretto ad accodarmi. Fatemi vedere se ho danneggiato la vettura. No, per fortuna no. Ho Alonso che vuole passare dove non può passare. Infatti per fortuna si rimette dietro. Io purtroppo ho perso una posizione rispetto alla partenza. Adesso dovremmo cercare di recuperare. Dai che Sainz è lì davanti.
incolliamoci alla Toro Rosso e cerchiamo di portare a casa un sorpasso. Guardalo qua, mamma mia, scintille, scintille incredibili. Entrata cattivissima sulla Toro Rosso. Ok, DRS abilitato. Oh, Alonso appiccicatissimo. Devo andare a prendere Rosberg là davanti. Oh, adesso l'ho staccato un attimo. Ok, mi sto avvicinando. C'è anche Kvyat. Dai che sono lì, sono lì. C'è un bel trenino qua davanti. Buono. Dai che gli sono addosso, gli sono addosso. Se guidiamo pulito possiamo avvicinarci tantissimo. Gli sono addosso, ragazzi, gli sono addosso. Ok, DRS aperto. C'è la Toro Rosso che ha mollato lì l'accelerazione. Niente, entriamo in questo giro. Mettiamo le soft però. Ok, io però adesso purtroppo ho l'ala danneggiata. Ogni tanto frenano così di colpo. Adesso sono leggermente largo. Guarda, guarda che roba. Ma dove caspita vuoi passare? Collisione con Kvyat. Attenzione, safety car. Guarda, tanto vengo ai box. Ok, andiamo a sostituire le gomme. Probabilmente è Kvyat che si è schiantato contro di me. Oh, se vuole passare dove non può passare. Intanto questi due qua si sono già fermati. Entrano parecchi piloti in pista. Dai ragazzi, un po' più di Andy però. Dai, dai, sì, fatemi uscire, fatemi uscire. Buono. Siamo sedicesimi. Tranquillo, tranquillo, ce la faremo. Allora, intanto mettiamo miscela magra. Così, praticamente cercando di riunirmi al gruppo, risparmio anche benzina. Perfetto, ragazzi, abbiamo recuperato il gruppone qua. Raikkonen è stato squalificato. Bottas squalificato. Che caspita hanno combinato. Beh, meglio così. Probabilmente procedevano troppo forte. Che caspita sta succedendo. Gente che si schianta così. Si è buggato, ragazzi, il gioco. Si è buggato il gioco. Non so che caspita è successo. Non ho capito che caspita è successo. Perché adesso mi trovo decimo dietro a Verlaine. La safety car è sparita là davanti. Ok, vi mostro tutto perché non so veramente che caspita è successo.
Molto utile come safety car comunque, molto molto utile. Tanto qui ognuno sta guidando come vuole. È ferma sul rettilineo la safety car. Rosberg squalificato. Che caspita sta succedendo? No, ma secondo me si è buggato il gioco, ragazzi. Incredibile, si è buggato Formula 1 2016. Ah no, ok, ok, ci siamo quasi, eccola lì. Due piloti l'hanno raggiunta, noi dobbiamo raggiungere quei due là davanti. Senza naturalmente procedere ad una velocità eccessiva. Però due piloti l'hanno raggiunta. E sono settimo intanto, eh. Ragazzi, oggi mi sa che possiamo puntare al podio, anche perché hanno squalificato metà dei piloti dei top team. Bottas, Raikkonen, Rosberg. Ok, forse rientra in questo giro. Ma va. Sì, rientra in questo giro, fantastico. Finalmente, ragazzi, perché sennò passavamo tutta la gara dietro la safety car. Ho molti piloti che devono ancora fermarsi. E qui oggi, ragazzi, possiamo puntare al podio veramente. Non facciamo errori o altro. C'era una macchina. Ok, devo aspettare un attimo. Perfetto. Adesso posso tentare subito un attacco su Verlaine, che però non molla, eh. Devo passare tanto interno. Ok. E possiamo anche mettere miscela grassa. Tanto ci sono due Sauber qua. Ricciardo è bloccato da Snasr e Ericsson. Dai che attacco pure lui. No, devo rinunciare. Attenzione che Ericsson è arrivato lungo. Sto seguendo Ricciardo. Scusatemi se non parlo tanto, ragazzi, però sono concentrato qua. Ok. Niente, mi devo rimettere dietro. Attenzione! Ah, ho toccato leggermente la Sauber. Per fortuna non ho fatto danni. Ok. Passiamo anche Nasr. Stavo per passare sull'erba. Mazza, oh. C'ho Sainz qua, che ha un conto in sospeso con me. Sono finito lungo. Ok, c'è Nasr terzo. C'è Ricciardo secondo. Ah, ecco perché ho passato velocemente Verlaine. A parte il fatto che ha una macchina di terza fascia, però l'ho passato anche probabilmente per il fatto che aveva dei problemi. Intanto sono sul podio, eh. Però a me dispiace essere sul podio solo perché sono stati squalificati alcuni piloti, tra cui Rosberg e Raikkonen. Vettel non so dove caspita sia. Che bello. Ah, ok, l'hanno abilitato. Pensavo non mi andasse più il DRS. Me l'hanno abilitato adesso. Perfetto. Hamilton non so se riesco a prenderlo, ragazzi, perché ha una macchina velocissima. Magari riesco ancora a prendere Ricciardo. Però comunque direi che un podio
va più che bene. Pensare che Sainz, con Sainz ci siamo toccati a inizio gara, pensavo di averlo sbattuto fuori, invece è in quarta posizione. No, ma poi voglio vedere la classifica dopo questa gara, perché secondo me sarà totalmente sconvolta. Ok ragazzi, piccolo aggiornamento. Ho perso leggermente contatto con Ricciardo là davanti, non so se ce la farò ad arrivare in seconda posizione. In compenso però si sta avvicinando Sainz da dietro. Ricciardo continua a guadagnare, quindi ragazzi, il secondo posto oramai è andato. In tre giri non ce la faccio assolutamente a andarlo a prendere. Quindi direi di difendere la seconda posizione, che è molto più importante. La terza posizione, che è molto più importante. Ok, abbiamo 2 secondi di vantaggio. Vettel! Ah, ma era in testa! Allora che fine ha fatto Hamilton? Ah, ma era Vettel che era in testa! Io pensavo ci fosse Hamilton! E signori, portiamo a casa un fantastico 3° posto! Incredibile! Finalmente saliamo sul podio! Finalmente di nuovo un italiano su un podio di Formula 1. Ok, arriva bene, soddisfatto. No, pensavo ci fosse Hamilton in testa, incredibile. Godiamoci il podio. Eccoci lì, finalmente sul podio anche noi. Incredibile. Per la prima volta non ci sono 2 Mercedes. È arrivato 11° Hamilton. Tu chi sceglieresti? Assegnerei il titolo. Ariante incredibile, sesto con la Manor. Entrambe le AS a punti, Alonso nono. È stato un piacere. Vediamo chi è stato squalificato. Verstappen, Rosberg, Raikkonen e Bottas. Perfetto. Il suo vantaggio si è ridotto. Ottimo, saliamo anche come punti in classifica, dato che abbiamo recuperato punti sia su Rosberg sia su Hamilton. Vediamo un attimo di qua quanti punti risorsa mi danno, ma dovrebbero darmene un bel po', e inoltre la scuderia dovrebbe essere molto soddisfatta. Vediamo. Ok, 643, no, me ne hanno dati forse 21, non ho visto, perché 643 era il totale. 702, qui ho massacrato Bottas perché sono pure finito sul podio. Vediamo. Giro veloce, wow. Cosa ho fatto? 8-0, signori, 8-0. L'ho massacrato in termini di rivalità. Beh, qua la scuderia è molto soddisfatta. 6028 punti carriera. Vediamo il PC e poi direi che possiamo salutarci. Incredibile, signori, finalmente abbiamo un trofeo per la nostra sala dei trofei. Eccolo lì, 3° posto. Fantastico. Poi ho scoperto che cos'è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono praticamente gli anni della nostra carriera in Formula 1, perché la carriera può durare 10 anni. Va bene, allora possiamo potenziare anche la deportanza. O meglio l'aerodinamica. No, facciamo deportanza. Fate che svilupparla. E così riusciamo a superare in termini di prestazioni la Williams e la Toro Rosso, e possiamo avvicinarci alla Red Bull e alla Ferrari. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di Formula 1 qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Formula 1 2016. Alla prossima ragazzi.